intanto do il benvenuto, ringrazio l'assessore Alessio Ciacci, ex già assessore al Comune di Capannori, che è arrivato pochi minuti fa, e quindi io lo ringrazio per questa corsa che ha fatto per essere qui presente, e gli cedo subito la parola per il suo intervento. Buonasera a tutti, grazie innanzitutto per l'invito, perché è sempre un piacere condividere queste riflessioni, queste strategie che non sono uno strumento per migliorare le nostre comunità, ma sono uno strumento fondamentale se vogliamo avere un futuro, perché l'alternativa è che non ci sia futuro. Questo ce lo dicono gli scienziati ogni giorno quando pubblicano rapporti sullo stato dell'ambiente nel nostro pianeta. Mi chiamo Alessio Ciacci, ho 33 anni, da 15 circa sono impegnato su queste tematiche, su fronti associativi e di movimenti. Gli ultimi 6 anni li ho passati a fare appunto l'assessore all'ambiente e alla partecipazione del Comune di Capannori, ruolo che ho lasciato nel maggio scorso. Il nostro comune si è particolarmente contraddistinto a livello nazionale perché è stato il primo comune d'Italia nel 2007 a aderire alla strategia rifiuti zero. Non abbiamo inventato niente, abbiamo semplicemente mutuato le migliori esperienze in campo internazionale che appunto in campo di riciclo dei rifiuti si sono ormai affermate da diversi anni, primo fra tutte senz'altro l'esperienza illuminante della metropoli di San Francisco negli Stati Uniti, che è appunto una metropoli che ha 1 milione di abitanti, che ha superato ormai da alcuni anni il 70%, o verso il 75% di materiale avviato riciclo su oltre 1 milione di abitanti. Quindi questo vuol dire che se ce le fanno queste realtà, senz'altro tutti i comuni più piccoli o anche dove senz'altro è più semplice gestire il ciclo dei rifiuti possono raggiungere questi risultati. Con vantaggi, come è stato nel nostro caso, ma come è in tutti i casi di circa ormai oltre 200 comuni italiani che vanno verso i rifiuti zero, dicevo, con vantaggi economici, occupazionali, sociali, ambientali e anche di minor degrado urbano. Partiamo per punti e partiamo dai 10 passi verso i rifiuti zero, che appunto la strategia rifiuti zero è stata declinata poi a livello internazionale da professori universitari, da scienziati di tutto il mondo, appunto su una strategia che si costruisce su 10 passi, quindi analizziamoli uno per uno. Il primo passo è la separazione alla fonte, perché per iniziare una strategia di sostenibilità il primo passo fondamentale è quello di separare alla fonte i materiali, perché appunto è impossibile pensare di fare un riciclo di qualità con materiali che vengono separati non alla fonte, non a monte, ma a valle della raccolta. Quindi questo vuol dire che dobbiamo, il primo passo della strategia del rifiuti zero è l'abbandono del sistema di raccolta a cassonetta, come il primo e fondamentale passo indispensabile per costruire sostenibilità. Vediamo che in Italia oggi questo passaggio è considerato obbligatorio per legge, perché i comuni che gestiscono i rifiuti a cassonetto, diciamo che sono illegali, cioè gestiscono i rifiuti con uno strumento che possiamo definire illegale, cioè non è illegale il cassonetto, ci mancherebbe altro, ma è obbligo di legge per tutti i comuni raggiungere, diciamo, aver già raggiunto almeno il 65% di raccolta differenziata entro la fine del 2012, quindi dell'anno scorso. E tutti i comuni che non raggiungono questo obiettivo pagano un'ecotassa che appunto penalizza queste realtà. Ah, grazie. Questo appunto, grazie Massimo, è appunto la slide dei 10 passi della strategia di rifiuti zero. Appunto abbiamo iniziato dal primo, la separazione della fonte. Il quadro normativo in cui si inserisce questa strategia è quello dell'Unione Europea, nel nostro caso, che appunto definisce le priorità per la gestione dei rifiuti. È il primo mette la prevenzione dei rifiuti, e ne parleremo dopo, che come vedete è il quinto passo della strategia dei rifiuti zero. Al secondo punto l'Unione Europea prevede il riciclo dei materiali, e solo al terzo la combustione e al quarto le discariche, ma appunto come si vede la strategia dei rifiuti zero sostiene che le prime priorità che l'Unione Europea stabilisce per legge, prevenzione e riciclo, siano sufficienti a una gestione sostenibile del ciclo dei rifiuti. E mentre sulla prima priorità
che l'Unione Europea stabilisce la riduzione dei rifiuti non c'è ancora, insomma si sta lavorando a un piano nazionale per la riduzione dei rifiuti. L'Italia però ha recepito la seconda priorità, quella del riciclo, appunto come dicevamo prima, stabilendo per legge, perché l'Europa lo chiedeva, il 65% di raccolta differenziata entro la fine del 2012. Arriviamo al secondo passo, quindi una volta abbandonato il sistema ormai diciamo così definire arcaico e illegale per gestire i rifiuti, perché appunto non permette di rispettare la legge, non permette di superare i livelli minimi che la legge impone i comuni di raccolta differenziata, il passaggio conseguente è l'organizzazione dei servizi di raccolta domiciliarizzati, quindi definiti porta a porta. Ci sono ormai tantissimi esempi che in tutta Italia, dal nord al sud e in tutte le regioni si stanno moltiplicando, perché diciamo, è un obbligo ormai di legge, e sempre consideriamo che diciamo, a livello di movimenti ma anche di politiche, di istituzioni, che se almeno le istituzioni non rispettano la legge, che immagine diamo ai cittadini della politica? Quindi ecco, è importante che almeno i comuni rispettino la legge, perché se neanche le istituzioni tengono conto degli obiettivi minimi per legge, ecco, senz'altro diamo cittadinanza un cattivo esempio di politica. Dicevamo che appunto per costruire questo passaggio è importante quello, quindi dal cassonetto alla porta, è importante che il cittadino sia informato e coinvolto in questo passaggio, perché cambiare le abitudini senz'altro è impegnativo, e se si fa un cambiamento, come alcuni comuni anche hanno fatto, è successo anche questo in Italia, dall'oggi al domani senza un'adeguata informazione ai cittadini passare dal cassetto al portafoglio, chiaramente si genera caos. Ma per fortuna questi sono casi isolati, perché gran parte degli amministratori capiscono, è abbastanza semplice, che per passare da un cassonetto al porta a porta è importante e fondamentale per la buona riuscita del progetto informare e coinvolgere bene la cittadinanza. A Capannori, dove appunto sono stato assessore per 6 anni, lo abbiamo fatto costruendo diverse iniziative di partecipazione. Il primo, quello delle assemblee, che abbiamo fatto in ogni dove, nei bar, nelle parrocchie, nelle circoscrizioni, per illustrare l'importanza del porta a porta, l'obbligatorietà della legge, quindi che questa era una scelta che anche la legge ci impone, ma che appunto è importante costruire con la partecipazione, quindi con il contributo dei cittadini, che infatti sono stati coinvolti prima della partenza per raccogliere anche perplessità, raccogliere paure, ma anche dopo l'avvio del porta a porta, perché voi considerate che a parte da 40 frazioni siamo andati in tutte e 40 le frazioni a fare almeno 2 assemblee prima della partenza del porta a porta e almeno una dopo l'avvio del porta a porta, quindi diciamo gran parte delle serate degli ultimi 6 anni sono passate con i cittadini proprio a costruire un modello partecipato. E questo progetto ci ha portato in pochi anni, Capannori, non l'avevo chiarito prima, a 46.000 abitanti. Siamo passati da una media del 35% a una media del oltre l'80% di raccolta differenziata grazie al porta a porta, e stiamo migliorando questi dati grazie al settimo passo, ora ci arriveremo, che è appunto, Massimo prima introduceva, la tariffazione puntuale. Ecco, però appunto restiamo sul porta a porta. Quali sono i risultati del porta a porta? Ora io cito i dati di Capannori, che senza conosco a perfezione, ma potrei citarne anche altri degli oltre 200 comuni che stanno aderendo alla strategia rifiuti zero, che hanno aderito alla strategia rifiuti zero, per un totale di 3 milioni e mezzo di italiani che in questi comuni costruiscono questo modello. E i risultati sono stati quelli di un risparmio medio annuo di circa 1,5 milioni di euro di mancati costi di smaltimento, proprio perché i rifiuti prima al 70% andavano a smaltimento, oggi a oltre l'80% vanno a riciclo, e quindi questo spostamento della massa importante di rifiuti genera un risparmio di smaltimento calcolato per circa 1,5 milioni di euro l'anno. Quindi queste risorse sono quelle che noi abbiamo impiegato ovviamente per compensare i maggiori costi occupazionali che ci sono nella creazione del servizio del porta a porta, che senz'altro costa di più la parte diciamo, di raccolta, costa di meno, chiaramente si guadagna poi anche dalla vendita dei materiali se si fa una raccolta differenziata di qualità. E quindi questi risparmi ci hanno permesso di compensare i maggiori costi occupazionali, ma appunto con il beneficio che i soldi andavano in discarica, oggi vanno negli stipendi di oltre 50 operatori che sono stati assunti per fare il porta a porta.
Chiarisco che appunto il ciclo della gestione dei rifiuti è gestito da un'azienda che è totalmente pubblica, che si chiama ACIT S.p.A., che gestisce oltre Capannoli altri 5 comuni limitrofi, un bacino complessivo di circa 100.000 abitanti, e che poi dopo Capannoli ha replicato, visti i vantaggi, lo stesso modello su tutti gli altri comuni, e quindi siamo a 100.000 abitanti, ma tutte le altre aziende intorno stanno replicando questo stesso modello. E non a caso la provincia di Lucca è passata in pochi anni dal fanalino di coda in Toscana per raccolta differenziata alla prima provincia in Toscana, si sta avvicinando al 60% a livello provinciale per raccolta differenziata. Quindi i vantaggi non sono solo economici, occupazionali, ma sono anche di una maggior decoro urbano, perché prima ogni cassonetto era un abbandono dei rifiuti, oggi appunto c'è una maggior sensibilità che si è costruita anche con tutte le iniziative che hanno coinvolto la cittadinanza. C'è anche una maggior soddisfazione, perché molti amministratori hanno un po' paura quando parte porta a porta, in posto piace ai cittadini, poi ci rimetto io che magari alle prossime elezioni ho meno consenso. In realtà non è così, è proprio l'incontrario, perché nella quasi totalità di tutti i comuni che hanno passato il porta a porta, passata diciamo così la paura iniziale, è stata una grande soddisfazione, perché questo è stato misurato anche da molte università, ultimo lo studio dell'Università delle Scienze della Comunicazione della Facoltà Tor Vergata di Roma, che appunto ha dedicato con i suoi ricercatori un'analisi approfondita sul tasso di gradimento del porta a porta, e andando a studiare diverse città hanno dimostrato che senz'altro c'è un tasso di gradimento altissimo sul porta a porta nelle realtà che lo hanno costruito con un minimo di sufficienza di informazioni di coinvolgimento della cittadinanza. Forse non a caso, proprio perché noi più di altri abbiamo lavorato su questo punto, proprio a Capannoli hanno trovato i dati migliori, dove il picco di soddisfazione raggiunge con appunto interviste e questionari che hanno fatto per strada, quindi coinvolgendo la cittadinanza, con un picco di soddisfazione che raggiunge il 94% del campione intervistato, quindi senz'altro la quasi totalità dei cittadini di Capannoli. Quindi abbiamo detto, ma il miglior decoro, miglior soddisfazione, vantaggi economici, vantaggi occupazionali, e questi sono i risultati del porta a porta che in 4 anni progressivamente abbiamo esteso a tutti i 46.000 abitanti. Andiamo al terzo passo della strategia rifiuti zero, il compostaggio, e quindi il riciclo della parte più importante del rifiuto, circa il 30% del rifiuto urbano, e anche quella problematica se finisce nei cicli di smaltimento per i problemi che crea quel percolato con le discariche, e anche la parte più preziosa, perché voi considerate quanto impoveriamo di sostanze organiche i terreni con l'agricoltura industriale e di quanto bisogno hanno invece i terreni di riappropriarsi di materiale organico che appunto con una corretta raccolta differenziata e una trasformazione organica in compost possiamo fare ai nostri terreni. E non abbiamo impianti Capannoli, quindi ci serviamo degli impianti limitrofi, quindi c'è un impianto di compostaggio a circa 20 km a cui portiamo i nostri scarti organici, e abbiamo però spinto in questi anni molto sia sul compostaggio domestico, ci sono oltre 3.000 utenze domestiche che chiaramente poco, perché hanno un piccolo pezzetto di terra, un piccolo orto, ma abbiamo fatto anche un'altra progettualità interessante sul compostaggio, che è il compostaggio collettivo, cosa che non esisteva fino a qualche anno fa in Italia, ma che abbiamo iniziato andando in Svezia, comprando macchinario che appunto in Italia nessuno ancora produce, ma forse stanno iniziando a produrre anche in Italia, e che appunto prevede la possibilità, un macchinario molto semplice, abbiamo pagato giusto 20.000 euro, grande più o meno questo spazio, e questo semplice macchinario non fa altro che tritare il materiale e mescolarlo a scarti di legno o segatura. In questo modo non si creano percolati, non si crea cattivo odore, e nel giro di 50-60 giorni è comodo da utilizzare. Quindi questo macchinario noi ce lo siamo installati accanto alla mensa comunale, che produce per l'appunto circa 17 tonnellate di scarti organici ogni anno, e questi scarti organici non vanno più raccolti dall'azienda, portati in impianto, trasformati in compost, ma ce li trasformiamo lì, proprio accanto alla mensa, dove abbiamo installato questo macchinario, in compost, che i cittadini che vogliono vanno, si prendono e li utilizzano nei loro orti. Arriviamo al quarto passo, il riciclo dei materiali, di tutti gli altri materiali, appunto su cui... Possiamo spegnere il computer, tanto me la ricordo a memoria di 10 passi, se è quello.
dicevo, il riciclaggio di tutti i materiali. È importante che i cittadini abbiano consapevolezza del fatto che la loro separazione dei materiali ha buon fine, quindi non a caso ogni anno organizzavo a Capannori un pullman gratuito per tutti i cittadini che volevano venire a visitare ogni anno un impianto diverso di riciclo, quindi ogni anno siamo andati a visitare o l'impianto di compostaggio e venivano sempre tante persone, perché c'è sempre qualcuno in qualche bar diffonde la voce che poi va tutto lo stesso in discarica. Siccome non è così, è importante far vedere appunto ai cittadini la filiera del rifiuto e quindi sono stati molto istruttivi questi viaggi, perché ad esempio quando siamo andati a Revet, che è l'impianto regionale a Pontedera, quindi anche questo a circa 20 km da noi, che tratta le materie plastiche, quindi è stato molto istruttivo andare lì e vedere queste montagne plastica, soprattutto di acque minerali, a vedere appunto la stupidità dei nostri consumi con l'acquisto di queste tipologie di merci che non fanno altro che produrre rifiuti quando è inutile, perché appunto non mi soffermo su questo, ma l'acqua è senz'altro meglio quella del rubinetto. Arriviamo appunto, abbiamo detto riciclo, ho parlato delle materie plastiche, ho parlato della carta. Tutti questi materiali si trasformano da un costo per la comunità quando vanno a smaltimento a una risorsa per la comunità quando vanno nelle filiere di riciclo. Delle problematiche del CONAI e dei contributi ha già parlato benissimo Massimo, appunto cito gli incassi che noi facciamo, ma diciamo che sono nell'accordo ANCI-CONAI. Sulla carta incassiamo circa 80 tonnellate per il cartone, circa 25 per la carta inchiostrata. Sul vetro, visto che abbiamo la prima fascia per qualità, quindi un vetro di qualità, abbiamo 37 euro tonnellata. Per la plastica abbiamo circa 20 euro tonnellata. Il compost, visto che appunto, come citavo prima, non abbiamo il nostro impianto di compostaggio, compriamo a circa 90 euro tonnellata un impianto di compostaggio nelle vicinanze. E quindi la riduzione dei costi di smaltimento e l'introito della vendita dei materiali appunto genera quell'economia che più che compensa i maggiori costi occupazionali sulla raccolta del servizio. Arriviamo al quinto passo, che è le iniziative che appunto dovrebbero essere la priorità per tutte le istituzioni europee, perché appunto se l'Europa nel classificare le priorità su cui si deve agire per gestire i rifiuti mette al primo punto la prevenzione dei rifiuti, questo vuol dire che tutti gli stati, tutte le regioni, tutte le province, tutti i comuni, quando pianificano e lavorano sui rifiuti, ancora prima di pensare alla raccolta differenziata, dovrebbero pianificare la riduzione dei rifiuti, perché molto si può fare anche a livello locale. E cosa abbiamo fatto e cosa si sta facendo nei tanti comuni verso i rifiuti zero? Le iniziative sono le più diversificate, ma tutte hanno incisività. Si parte dalle cose più semplici, più basilari, cambiare tutti gli acquisti comunali, evitare tutti gli acquisti, appunto si diceva prima, di acque minerali, ad esempio in tutte le mense scolastiche comunali si dà l'acqua del sindaco. Si spiega ai ragazzi e ai genitori, anche perché spesso ce n'è bisogno, che è più sicura, più controllata e più garantita l'acqua del rubinetto rispetto a quella minerale che sta permessi nelle bottiglie di plastica. Si acquista solo appunto, con i Green Public Procurement, solo carta riciclata, solo toner che vengono rigenerati, quindi si riducono gli impatti ambientali anche della macchina comunale. Si può incentivare, a Capanno l'abbiamo fatto con due righe, abbiamo inserito nel regolamento tariffario per la gestione dei rifiuti due semplici righe che hanno cambiato moltissimo le abitudini. Queste due righe semplici dicono che non si calcola la tariffa dei rifiuti sulle superfici commerciali dove si vende alla spina senza l'imballaggio, perché diciamo, su quell'attività commerciale non si produce rifiuto, quindi non avrebbe senso far pagare il rifiuto quando non si produce. Queste due righe hanno però convinto una quindicina di attività commerciali esistenti a introdurre merceologia alla spina, quindi questo ha cambiato progressivamente le abitudini, ha spinto tanti cittadini a acquistare la spina. Questo è stato un motore di cambiamento, ha dato l'idea a quattro ragazzi di Capannori di fondare una cooperativa e di fondare il primo negozio in Italia che vende solo esclusivamente materiale alla spina e di filiera corta. Non è distante da un'S lunga, ma provocatoriamente l'hanno chiamata F corta e vende solo esclusivamente materiale di filiera corta fatto nel giro di 70 km intorno a Capannori, tutto alla spina, quindi non si creano rifiuti, si dà e si sostiene l'occupazione di chi produce beni alimentari a livello locale e si riducono i rifiuti a livello comunale.
la stessa cosa sui detersivi, dove appunto tantissime attività hanno iniziato la vendita alla spina. I pannolini anche è una di quelle metodologie dove si può ridurre notevolmente, perché se si va a fare, come abbiamo fatto a Capannoli, ma tanti comuni stanno facendo, l'analisi merceologica del rifiuto indifferenziato, quindi si va a vedere cosa c'è in quel 15-20% che rimane di indifferenziato, anche nei comuni che fanno il rapporto con la tariffa puntuale, si vede che il 25% sono pannolini e pannoloni, quindi diciamo è la parte più importante del rifiuto indifferenziato in queste realtà. E quindi per questo, per ridurre questa merceologia di rifiuto, ci sono tante iniziative che si stanno moltiplicando. Una, la più semplice, quella che abbiamo fatto anche a Capannoli, è vendere i pannolini lavabili con l'incentivo comunale nelle farmacie comunali. Però ci sono tante famiglie che non hanno magari la voglia di cambiare abitudini. E anche su questo ci sono tante belle iniziative che stanno nascendo, unendo vantaggi ambientali, creazione di posti di lavoro e riduzione di rifiuti. È il caso di una cooperativa che ha sempre più successo, nata qui vicino, tra l'altro vicino a Bologna, dove appunto queste persone hanno ideato per la prima volta in Italia un servizio rivolto ai comuni di noleggio dei pannolini lavati igienizzati a partire dagli asili nido. Quindi questa cooperativa ha costruito diversi posti di lavoro, fa un servizio agli asili nido che riduce enormemente la produzione di rifiuto e è competitivo con i costi di usa e getta. Quindi anche in questo caso si genera lavoro, si riducono i rifiuti e tutti ne guadagnano, compresa la comunità, che quindi avendo meno rifiuti da smaltire ha meno costi da dividere tra la collettività. Quindi tantissime sono poi le iniziative per arrivare ai dettagli, poi ci sono tanti particolari, ma per arrivare ai dettagli si arriva, tanti comuni lo fanno, anche noi, anche nei bar si sta diffondendo questa cosa, arrivano anche a merceologie magari su cui all'inizio non si pensa, ma tutto lo fa a costruire cultura, le chewing gum sono fatte di petrolio, da derivati del petrolio, e vanno nel non riciclabile, però ci sono il commercio e si vanno diffondendo sempre più anche quelle biologiche e biodegradabili, fatte da gomma naturale, che vanno poi nell'organico invece che non nell'indifferenziato. Quindi ora, per arrivare al chewing gum c'è tanto da lavorare, per carità, però anche su questi dettagli, costruendo tante progettualità, si arriva a costruire una cultura diversa. Parlando di riduzione, e qui c'è il dato più importante che vi darò in tutta la serata, parlando di riduzione c'è il dato più importante che abbiamo raggiunto, perché sì, è importante parlare dell'80-90% a cui si può arrivare con la raccolta differenziata della tetra puntuale, ma per noi resta il dato più importante ridurre l'ammontare complessivo dei rifiuti. E appunto Capannoli è partito da 31.000 tonnellate di scarti, quindi rifiuti urbani nel 2004, è arrivato nel 2012 a 20.000 tonnellate di scarto, quindi si è ridotto di oltre il 35% la produzione complessiva di scarti. Questo grazie a questa porta che merita di cittadini di Capannoli. L'applauso va ai cittadini. Merito appunto del porta a porta che riduce la produzione sensibilizza le persone, ma anche di tutta questa quindicina di progetti, ora non sto a dettagliarli tutti, che ognuno messo insieme riduce complessivamente la produzione dei rifiuti. Arriviamo al sesto passo, il riuso dei beni. Qui ci sono tante iniziative che si vanno diffondendo in tanti comuni, si parte dalle cose più semplici, le iniziative per il riuso, quindi manifestazione in piazza, dove appunto la nostra la chiamiamo soffitta in piazza, le persone portano in piazza libri, oggetti, giocattoli, vestiti, se le scambiano, si rivive la piazza in un bel luogo di socializzazione e di incontro e si riducono i rifiuti perché si allunga il ciclo di vita dei materiali. Ma iniziative più strutturate, sono anche più importanti, sono i centri del riuso, che anche questi si vanno diffondendo sempre di più. Per vedere e imparare, anche qui, quello stesso viaggio in cui andavamo in Svezia a comprare il materiale, sempre in Svezia abbiamo visitato il più grande centro europeo del riuso, che ha realizzato il comune di Göteborg, investendo 4 milioni di euro, realizzando questi tre capannoni e dandoli in gestione alla cooperativa del territorio. Questa cooperativa ha assunto 30 operatori che da 3 anni in forma stabilizzata gestiscono questo centro e ogni anno versano al comune gli utili di impresa. Il comune nel 2012 ha incassato 800.000 euro di utili di impresa, quindi un investimento che ha reso alquanto bene. In piccolo abbiamo fatto la stessa cosa, con un piccolo spazio che abbiamo preso in affitto,
da un capannone abbandonato, 400 metri quadri che erano destinati appunto a un centro del libro. Come l'abbiamo fatto? Con la stessa filosofia che l'hanno fatto a Göteborg, cioè realizzando questo spazio in uno, proprio all'entrata dell'isola ecologica, perché all'isola ecologica arrivano tantissimi materiali che però spesso sono ancora in buono stato, che vengono buttati via perché magari non servono più, magari però sono riutilizzabili. In quel modo appunto tutti i rifiuti vengono visionati. C'è una sbarra prima di entrare all'isola ecologica, quindi tutti i cittadini che portano un materiale all'isola ecologica prima vengono visionati dagli operatori del centro del riuso, che se si accorgono che sono materiali in buono stato non li fanno entrare nell'isola ecologica perché dopo diventerebbero rifiuti e verrebbero smaltimento, ma vengono intercettati e sono un valore sociale, ambientale, economico. Perché economico? Perché non diventano rifiuto, non diventano un costo per la comunità, ma diventano una risorsa, anzi per la comunità, perché sono distribuiti gratuitamente agli utenti dei servizi sociali e delle famiglie che ne hanno bisogno, quindi con vantaggi economici, sociali e ambientali, anche in questo caso per tutti. Arriviamo al settimo passo, la tariffazione puntuale. Su questo c'è sempre da imparare, perché appunto ci sono tante le esperienze che in Italia hanno raggiunto e stanno raggiungendo il 95, ma anche il 96, anche il 97% di raccolta differenziata grazie alla tariffa puntuale. E come lo stanno facendo? Calibrando la tariffa in funzione dei rifiuti indifferenziati prodotti, che si vanno a calcolare con varie metodologie. C'è chi utilizza un bidoncino a cui si applica un microchip e quindi ogni volta che viene tirato quel bidoncino viene conteggiato il ritiro, naturalmente, e poi a fine anno si sa quante volte ogni persona ha messo fuori il suo bidoncino e quindi in funzione di questo dato varia la tariffa. Noi, siccome partiamo da un sistema di raccolta del non riciclabile una volta alla settimana, però con sacco, volevamo evitare, visto che tutti sono contenti quando si aggiunge un nuovo bidoncino a quelli già esistenti, vogliamo provare un sistema nuovo, in Italia non era stato ancora provato, un sacco con un microchip, cioè una tecnologia particolare che si chiama RFID, che è una specie di microchip microscopico, che praticamente viene inserito nel sacco in fase di produzione. E questo, diciamo, è stata una sperimentazione che ha avuto buon fine, perché ha funzionato e l'abbiamo applicato, oltre che sui 1000 abitanti su cui abbiamo fatto la sperimentazione nel 2012, anche su tutti i 46.000 abitanti e tutte le 3.000 aziende dal 1 gennaio 2013. Questo permette alla famiglia di usare il solito sacco e metterlo fuori quando vuole. Però prima che succedeva? Prima, anche se era un terzo del sacco, tutte le settimane tanto passava l'operatore e veniva messo fuori. Ora invece si sa che viene conteggiato il ritiro, quindi si mette fuori solo quando è estremamente pieno, avendo anche più accuratezza rispetto e più attenzione a quello che ci si mette. E quando passa l'operatore, fa come prima, fa niente diverso, prende il sacco e lo butta nel cassone. Quello che c'è diverso rispetto a prima è che sul cassone è montata un'antenna che è in grado di leggere di chi è ogni sacco che ci viene buttato dentro. Quindi l'operazione è velocissima, non servono codici a barre o strumenti di lettura, è automatica. E il mezzo, quando rientra in azienda, trasmette automaticamente via wireless i dati al database centrale dell'azienda, quindi è tutto automatizzato. In più, quindi ci sono tanti vantaggi. C'è un vantaggio, il primo vantaggio è che si riduce ulteriormente l'indifferenziato, perché c'è più attenzione. Il secondo vantaggio è che gli operatori impiegano molto meno tempo a fare i giri di raccolta, e quindi c'è un risparmio anche su questa voce. Il terzo vantaggio è che l'azienda prima, diciamo, sapeva i giri di raccolta, li conosceva, cioè il responsabile del servizio sapeva all'incirca quante prese c'erano, cioè quante utenze c'erano per ogni giro di raccolta, ma ora per la prima volta che hanno informatizzato tutto, perché ogni operatore è dotato anche di un GPS questo sistema, quindi si sanno tutti i giri di raccolta informatizzati, si sa ogni ritiro dove viene fatto per ogni giro di raccolta, quindi è uno strumento perfetto. L'ultimo vantaggio, anche questo non indifferente, è che per la prima volta, come tutti i comuni che passano la tariffa puntuale, si fa una cosa importantissima, cioè si fa il giro di tutte le vie di tutti i civici per distribuire agli utenti registrati nell'elenco della tariffa i sacchetti microchippati o bidoncini microchippati, e quindi per la prima volta, cosa che normalmente non viene mai fatta, appunto si controlla civico per civico chi è iscritto o anche in alcuni casi chi non è iscritto all'elenco della TIA, della TARES ora. E quindi si becca quel 5-7% di evasori che mediamente c'è in ogni comune che appunto ha fatto questo passaggio. Arriviamo verso la fine, all'ottavo passo, e qui si parla di centri di ricerca e di separazione del residuo.
Come già prima benissimo Massimo ha accennato, appunto, ci sono tecnologie in Italia, sempre più che si vanno affermando, non sono più sperimentazioni, ma sono tecnologie affermate, che trattano il rifiuto non riciclabile, ma non per buttarlo in una buca come succede per le discariche, non per bruciarlo come succede per gli inceneritori, ma per recuperare materia anche da questo 10-15% che rimane di non riciclabile. Come si fa? Appunto con tecnologie di trattamento meccanico biologico che vanno a recuperare i materiali ancora riciclabili e li trasformano in qualcosa che può continuare a servire. Ci sono aziende che ne fanno granulato che poi fanno gli asfalti, ci sono aziende che lo mescolano alla plastica vergine e ne derivano plastiche dure da usare nell'edilizia. Le applicazioni sono moltissime, ma appunto ormai non sono più sperimentazioni, perché ci sono ormai due grandi province italiane che hanno fatto questa scelta e le hanno adottata con successo. La prima è la provincia di Lucca, e questa storia nasce dal fatto che l'azienda privata che gestiva l'inceneritore, siccome aveva interesse a aumentare i profitti a discapito anche dell'impatto ambientale, aveva pensato bene di manomettere le centrali degli inquinanti dell'inceneritore. Questo inceneritore ha sforato in diossina per 2-3 anni e nessuno se n'è accorto. A un certo punto una denuncia ha mosso la magistratura, che ha avviato l'inchiesta, e ora c'è un processo in corso per questo crimine. Nel frattempo che è successo? La magistratura aveva chiuso per un anno l'inceneritore. In quell'anno abbiamo convinto tutti i comuni della provincia di Lucca, che hanno aderito alla strategia di rifiutare, che ormai sono più di 10, anche la provincia di Lucca per la prima volta in Italia aderire un po' alla strategia di adottare la strategia di rifiuti zero. Questo passo siamo riusciti a farlo in consiglio provinciale, e quindi coerentemente a questo la provincia di Lucca, quando è scaduto l'anno di sequestro dell'impianto da parte della magistratura, non ha più rinnovato l'autorizzazione alla riapertura dell'impianto, ma ha avviato altresì la conversione dell'impianto, da impianto che tratta il rifiuto indifferenziato per bruciarlo a impianto che tratterà ancora il rifiuto indifferenziato ma per recuperare materia. Quindi queste tecnologie costano un decimo rispetto ai genitori e non creano un costo per la comunità, ma un valore per la comunità, perché appunto anche in questo caso i materiali vanno in commercio, perché appunto, come si diceva prima, vengono utilizzati per sostituire materia prima in produzione industriale, vuoi per l'asfalto, vuoi per la plastica, vuoi per l'edilizia. Un'altra provincia, vedendo questo risultato eccezionale, ha fatto la stessa scelta. È la provincia di Reggio Emilia, che arrivando a un inceneritore a fine vita si è dovuta chiedere: cosa facciamo? Reinvestiamo per rinnovare l'inceneritore o cambiamo tecnologia? Hanno fatto questa seconda scelta, ma non perché ideologicamente erano contrari all'incenerimento, perché hanno visto i dati economici dei risultati di Lucca e dei risultati di altre tecnologie simili, e quindi hanno fatto la stessa scelta. E quindi questo bellissimo progetto della provincia di Reggio Emilia, vi consiglio di visitarlo, è un sito www.fabbricademateriali.it e si analizza in dettaglio. Cosa c'è da dire, diciamo, per arrivare a conclusioni? Che comunque la filosofia della strategia di rifiuti zero è quella di eliminare il rifiuto indifferenziato, quindi questi impianti si vanno bene, ma comunque per bacini medio-grandi, perché comunque l'obiettivo è quello di eliminare tutto ciò che va a smaltimento. Proprio per questo a Capalmori abbiamo fondato alcuni anni fa il primo centro italiano di ricerca sul rifiuto indifferenziato. Questo centro di ricerca fa un'attività molto bella, poco gradevole ad alcuni, ma molto istruttiva. E cioè ogni 2-3 mesi ci mettevamo guanti estivali e andavamo nel centro di stoccaggio dove passa il rifiuto indifferenziato prima di andare in discarica o smaltimento. E quindi cosa facevamo? Di particolarmente istruttivo, aprivamo i sacchi e vedevamo cosa c'era dentro, quindi studiavamo il rifiuto indifferenziato per poi calibrare le future iniziative per evitare la produzione di questo materiale. E quindi da lì è nata l'idea di tante iniziative, ora non sto a elencarle, una in particolare che ha avuto particolare risonanza a livello anche nazionale, che è stato appunto lo studio su un caso studio. Su questi materiali potremmo starci a parlare per ore, ne prendo uno in particolare che è più esemplificativo, che è un problema, anche in questo caso tutto legislativo, tutto italiano, che è la capsula del caffè usa e getta, che appunto sempre più si va diffondendo in Italia, ma non perché in Italia siamo, diciamo, chissà quale paese che ha strane abitudini, ma perché in Italia ci sono leggi, così come quella delle bottiglie di plastica, che penalizzano un centesimo rispetto alle altre tassazioni europee le aziende che mettono in commercio materiali non riciclabili. Facciamo l'esempio della Lazza,
che appunto mette sul commercio queste capsule che la getta, che sono di plastica, ma siccome non sono separati il contenuto dal contenitore non sono avviabili al riciclo, quindi devono andare a smaltimento. Può sembrare un dettaglio, ma in realtà solo accapandoli, da un calcolo che abbiamo fatto, sono 9 tonnellate ogni anno, sono 12.000 tonnellate a livello nazionale ogni anno che vanno a smaltimento, quindi con dispendio di energia, con spreco di plastica, con spreco di organico, potrebbe andare invece valorizzato nelle filiere del compostaggio. Quindi cosa abbiamo fatto? Non ci siamo arresi di fronte a questo problema che è senz'altro nazionale, abbiamo preso carta e penna, abbiamo scritto alla VAC una lettera pubblica che poi Repubblica ha pubblicato, Caterpillar, una nota trasmissione radiofonica, ci ha dedicato la trasmissione e quindi non a caso la VAC 2 giorni dopo ci chiama, ci convoca a Torino nel loro centro di ricerca e di lì è nato un gruppo di lavoro che vedrà, speriamo presto, nascere proprio a Capandoli, siamo in attesa delle autorizzazioni ministeriali al Ministero dell'Ambiente, una prima sperimentazione di lavazza per avviare un circuito di recupero delle vecchie capsule, perché poi possono non andare a smaltimento ma a recupero nei successivi processi industriali. Concludo appunto con il nono passo, che è il miglior design industriale, a cui appunto si arriva. La cosa più importante, appunto, si potrebbe arrivare con iniziative legislative, come diceva benissimo prima Massimo, che in linea con l'Europa tassano di più chi mette sul mercato materiali non riciclabili e chi mette imballaggi in generale. Ma in attesa di questo anche noi consumatori, anche noi istituzioni, possiamo associazioni anche dei consumatori, possiamo giocare un ruolo importante nel fare la pressione sulle aziende che mettono sul mercato materiali non riciclabili per spingerli a migliorare le loro prestazioni, perché poi tutti noi paghiamo le conseguenze, perché appunto con le nostre tariffe per rifiuti paghiamo le conseguenze ambientali di questa enorme produzione di rifiuti. E chiudo con una battuta, per cui quando nel 2007 adottammo il Consiglio Comunale all'unanimità la strategia rifiuti zero, tanti ci dicevano, in tante parti d'Italia, che no, queste erano utopie, che queste erano sogni strani di qualche fissato sognato. Possiamo dire che è vero il contrario, cioè non solo che non è utopia parlare di rifiuti zero, perché i dati lo dimostrano, sono vantaggi economici, sociali e ambientali in tutte le realtà che stanno, piccole, grandi, medie città che stanno costruendo questa strategia. Ma è vero il contrario, c'è un'utopia, e questo gli scienziati di tutto il mondo lo stanno dimostrando, pensare a un futuro senza rifiuti zero, perché non ci saranno più materie prime, come sta succedendo sempre di più evidentemente, per sprecare tutti quei materiali che oggi in Italia sprechiamo, perché circa il 65% dei preziosi materiali che estraiamo all'ambiente poi vanno in discarica o vanno in incenerimento, e sono entrambi sprechi di materiali. Grazie.